Non guardiamo i risultati perché è troppo semplice ragionare in base ai risultati, guardiamo le prestazioni, la mentalità soprattutto. La mentalità della Juve è martedì in casa del PSG, la mentalità del Napoli e di Spalletti poche ore fa contro il Liverpool, perché si gioca così, si gioca con la mentalità vincente, si gioca con un'idea, si gioca andandoli a prendere, può essere il Liverpool, può essere il PSG, può essere il Bayern, può essere il Manchester City, si gioca senza aspettare. E credo che il messaggio di Spalletti sia un messaggio europeo, è un messaggio importante. Lui si era già presentato bene dopo il doppio anno sabbatico che aveva scelto, alla fine della sua esperienza con l'Inter, che non era finita bene perché lui avrebbe voluto continuare, invece poi arrivò Conte, decise di prendersi 2 anni ed è tornato pronto, ed è tornato con le idee giuste, perché Spalletti non è un allenatore importante, che trasmette. E contro il Liverpool è stata una prestazione sontuosa, di una squadra che sa cosa deve fare, di una squadra che non aspetta, di una squadra che deve apprendere. Il primo tempo è stato sensazionale per ritmo, intensità, tecnica, i gol, le occasioni sprecate, le occasioni create, le occasioni concretizzate, il Liverpool che non ci capiva nulla, il Liverpool, non una squadra qualsiasi, non è una squadra qualsiasi il PSG, ma la Juve è in ritardo di mentalità, perché gioca allo stesso modo, aspetta, cambia sistema, prima il 4-3-3, poi il 3-5-2, ma la sostanza è sempre la stessa. E il manifesto di Spalletti all'inizio della stagione è un manifesto ambizioso, è un manifesto importante, è un manifesto di idee. Le idee, quelle, sempre fanno la differenza.